partito e anche a livello culturale, perché si ha bisogno di cultura e di sport in un paese. Poi ha ereditato un po' ciò che Trito qualche anno fa ha lasciato e speriamo che Trito ci dia pure una mano come lui da parte sua per lo sport. Ringrazio l'assessore che si è presentato a farsi onorare la nostra compagine. Speriamo solamente ragazzi che nel progetto continuiamo ad andare bene, ma solo per solamente da un sempre più grande. Allora ragazzi, io vi vedo troppo silenzioso, perché è una mia sorpresa. Io sono in termini da parecchi anni, quando ero a scuola ho problemi con i ragazzi che sono fatti più fuori, organizziamo partite di calcio. E va sempre bene. Quindi quando arriviamo a calcio, bisogna guardare se mi schiaccia. Ma mica colpa, questo è tutti i protagonisti. Se risalire è un fatto già positivo. Se non sa dire ancora meglio, perché dice chiacchiere? Perché oltre alla nascita, che ho manifestato da un momento, sono uno dei primi sostenitori di questa esperienza. Mi seguo passo passo in rete, cerco di dare una spinta d'entusiasmo, io dico, ma e poi sono uno dei sostenitori cittadini. E questo per un sindaco è imbarazzo. Un po' perché siamo stati abituati ad avere l'amministrazione di sostenitori economici, siamo stati abituati anche che più uno sostiene, più è bravo, più va votato. Questa è la mentalità che ci ha accompagnati sempre. Cosa faccio ancora? Con l'unità. Questo lo discutiamo in occasione, non è una sedia. È dovuto alle circostanze economiche che sono disastrose per tutti. Però, allo stesso tempo, nessuno di noi deve fermare le sue attività, soprattutto se queste attività sono formative. Soprattutto se sono formative. E giocare a calcio, soprattutto come una squadra, io direi come persone che hanno qualcosa da scambiarsi, oltre che un pallone, perché è così, io tocca a noi di darci una cosa, così per vedere, ho capito che non è cosa mia, non ho fatto più di nulla. Ne sono diventato un tipo cercare di reinventarti, io cercando di confine, una scuola dove converte delle ragazzi che hanno un po' di problemi, no? Solo con la scuola. E il primo impatto è che veniva. Per cui attraverso questi strumenti riusciamo a trovare una cosa. Un'intesa che porta a questi molti di ragazzi a essere diventati moderni. Quindi uno strumento potentissimo senza problemi. Naturalmente se non si usa bene, uno strumento potentissimo può fare anche danni. Però le attività per esempio non solo non sono diventate, ma sono aumentate. Dove da quanti anni una squadra non c'è la realtà, si è dimenticato. Per cui probabilmente il fatto comunque che il comune vicino crea delle sinergie, come dovrebbe essere, è un buon partner, non fa tante storie burocratiche, non crea vincoli per usare un campo che fa comunque singolo. Perché poi, se voi sapete, come per tanto tempo, è la Basilica di Vietro, non termina mai. E ci sono state una montagna di progetti, io parlo da 77, non so bene, è una cosa molto buona. Se vi faccio i conti, quanti soldi sono stati sprecati? Non li sprecare perché il risultato non c'è. La mia validità, quindi se è più bella, la mia validità la mia, parla con me. Sono contento perché sì, mi valida, la validità lì, ci fate per la figura, d'alta luna, c'ho molti amici e quindi li posso divertire pure io, perché sono molte squadre di alta luna, quest'anno tre. Siccome, meno male, già un paio di incrociati, eh? Lo
sono sbrigato uno di shopping, fatemo fare, ma che gente tutto va. No, siamo stati, no. Siamo stati trattati bene. Sì, la famiglia del paese, fa parte di quello che si può fare in tanti, tutti i problemi che hanno, però è un bel paese, c'è una bella storia. Bene, ho parlato troppo, buon campionato. Di. Sì, adesso ci siamo a parlare l'assessore. Io ho detto l'assessore, fare troppo, non parlo troppo io e poi. Aspettiamo domani lo stare. Sì, sì. Buonasera a tutti, è d'obbligo un saluto ai giovani atleti e al giovane mister che conosco e alla dirigenza. Sono onorato di essere appunto l'assessore dello sport e quindi presentare la squadra di Valenzano. Valenzano ha bisogno anche di queste, di una squadra in caso di vittoria, anche in caso di perdita, dobbiamo perdere con onore, onestamente. Io associo lo sport alla cultura, perché lo sport è cultura, fa crescere il ragazzo, fa crescere la persona. Io ho fatto molto sport, ho giocato anch'io a calcio e onestamente posso dire oggi che mi è servito notevolmente. Le sconfitte sono state più importanti delle vittorie. Le vittorie servono, certo. Però se capita la sconfitta non vi abbattete, anzi, più forte di prima. Mister ci penserà anche a sollevare un attimino il morale e a dare carica alla nostra squadra di Valenzano. Ho saputo che avete già vinto la prima partita e me ne compiaccio. Domani c'è l'altra, quindi forza ragazzi. Io riprendo quello che ha detto anche un po' il sindaco, la cosa che ha detto il sindaco, sì, i fondi non ce ne sono, il cuore sì. Ma siete fatti la denaro, che siamo più. Il cuore ce n'è. E vedo anche dagli occhi, guardando negli occhi i ragazzi che hanno voglia di rappresentare il nostro. In bocca al lupo ragazzi, e dateci tutto. Grazie. Francesco, posso parlare di qua, Francesco? Sì, la tua parola si comporta ai ragazzi. Anch'io, buonasera a tutti. E, come dire, quando si vedono i giovani calciatori e chi è stato calciatore, è sempre una bella emozione. E io sono stato soprattutto calciatore, poi sono stato presidente, ma per passione fa Simone, come per passione lo fa Antonio Carone, che da circa 30 anni, voglio dire, gestisce, tra virgolette, questa passione per lo sport. Ci sono gli ultimi anni in questo comune, calcio, Valenzano, era un avvenimento. Cioè non si andava a mangiare, si aspettava la domenica perché si doveva vedere la partita di calcio. Credo, non so che voi sicuramente no, ma i vostri genitori sapranno che il campo sportivo è dove attualmente stava lì. Oggi è cambiato il calcio un po' perché anche a livello di Serie A sono cambiate molte cose, Sky, queste cose così. Tornando un po' alle questioni più contingenti, voglio dire, non so se avete notato, anche il sindaco quando parla di calcio, voglio dire, no, non è che si emoziona, non ha nel suo DNA, come dire, la passione per il gioco, perché lui è bravo nella cultura, bravo nell'urbanismo, però col calcio lo vede più come una questione, diciamo così, di un aspetto particolare, ma senza
quindi capire quali sono i sacrifici che fanno i dirigenti, che fanno i giocatori, che adesso credo che giocano completamente gratis, credo che alla fine metteranno anche la benzina o quant'altro. Adesso voglio dire, voglio fare anche un po' di critica a noi amministratori, soprattutto chi come me, voglio dire, amministra da diverso tempo. Credo che abbiamo dato anche delle illusioni, voglio dire, soprattutto agli sportivi organizzati. Iniziato con la vecchia amministrazione, quando è stato detto che c'erano problemi seri, e grazie allo sport, voglio dire, i ragazzi vivono anche un momento l'occasione di stare insieme agli altri ragazzi e di non correre, diciamo, in amicizie o detto queste cose, voglio ricordare al sindaco, che forse lui dell'ultima amministrazione non era presente, che fu detto, ricordo io presidente, che ci doveva stare il ripetitore nello stadio di Bagnasano per i sacrifici, ma non credo che stanno chiedendo né la luna e né niente, chiedono Cristo, e secondo me, se non gli diamo un piccolo contributo, caro Luigi, non esisterà, non possono esistere, non ce la faranno mai. E noi abbiamo questo popolo di ragazzi che dobbiamo salvaguardare il mondo. E non è giusto che vanno sempre là, questo, tra l'altro oggi neanche i commercianti sono più solerti come una volta a dare il loro popolo, quant'altro, perché anche loro avvertono questo momento. Allora io dico, sindaco, se possiamo prendere questa promessa, se riusciamo, come dire, a strapparti questo impegno, voglio dire, che questi ragazzi mettono, facciamo anche noi come amministrazione, facendo anche economia della carta. Però io credo, sindaco, che la promessa del prossimo anno di dargli questi voti si può fare. Grazie. Un sabato pomeriggio sentirsi le palle del sindaco, dell'assessore, di me, di Andrea, non è agevole, sicuramente avreste preferito stare altrove. Allora, innanzitutto, perché nasce il progetto del mio Valenzano? Io sono tra quelli che l'anno scorso, l'assessore, un po' da dietro le quinte, ha contribuito insieme ad altri volenterosi, Donatello, Gino, Roberto, Andrea, e oggi per problemi di lavoro non sono qui, ma ovviamente ci seguono, abbiamo provato a rimettere insieme una squadra di terza categoria, no? Che per relazione di fenomeni sociali piuttosto pericolosi, soprattutto in periodi di crisi come quello che stiamo attuando, e dove è facile farsi attrarre dalle chimere dei soldi facili e di certo non onesti. Ecco perché lo sport, soprattutto la cultura sportiva che si impara nel corso del tempo, esordienti, giornalisti, allievi regionali, spesso rappresenta quell'argine culturale che ti impedisce di prendere strade sbagliate. Perciò, forti di questi convincimenti, abbiamo provato a mettere su la mia valenza. Ovviamente con mezzi l'anno scorso veramente di fortuna, hanno voluto trovare la mano, perché di questo si è trattato, facendo anche delle pessime figure sportive. Però questo denota, come dire, l'attaccamento, lo spirito di sacrificio che caratterizza i nostri giovani, che spesso vengono visti come fannulloni oppure schizzinosi. Invece è anche da questo della nostra squadra.
proprio perché lei rappresenta tutto. Per questo abbiamo voluto organizzare questa presentazione ufficiale, perché vogliamo costruire un legame che non sia solo la domenica o la partita e gli allenamenti. Vogliamo costruire un legame vero attraverso questa squadra di calcio con il territorio. Legare le squadre del settore giovanile in modo tale che al termine delle lighe regionali i ragazzi possano avere un punto di riferimento. Consentire che le attività commerciali e artigianali possano avere nella squadra uno strumento di visibilità. Noi tra il sito internet, profilo Facebook, abbiamo una squadra. Thank you.
other side, no imagina. It's a new generation. Mr. Worldwide. All the people. La gente bailando y tú bla bla bla, que sea
está desesperado, inventa una cosa nueva, la hao. Mami. Va e non va.
I'm not